Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e finalmente è arrivato il momento che penso tutti stavate aspettando, ovvero il wrap-up di marzo, perché me lo avete scritto in tanti. Allora, avete presente quella TBR che io avevo fatto a inizio mese, dove vi raccontavo tutte le letture che avrei fatto nel mese di marzo a tema femminista? Bene, prendete quel video e dimenticatevi tutto quello che avete sentito, perché ovviamente i piani della TBR sono falliti, con mio sommo dispiacere, perché c'erano titoli veramente meravigliosi che recupererò nei prossimi mesi, ve lo giuro, lo farò. Cosa è andato storto? È andato storto che, come tutti i mesi, c'è la vita di mezzo. Quindi io avevo fatto la mia TBR tutta pianificata, con titoli interessantissimi a tema femminista, e poi mi sono piombati addosso 3.000 lavori da portare a termine. Tra l'altro, richiesta oggi, consegna ieri, quindi mi dispiace, non vi potrò portare alcuna gioia. In ogni caso, dopo vi faccio anche un piccolo recap. Partiamo invece dai libri che ho effettivamente letto a marzo. Prima di cominciare, brevi brevi premesse come solito. Se i video che propongo vi piacciono, il mio canale vi interessa in qualche modo, potete supportarmi iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, commentando, likeando i miei video, insomma, interagendo insieme a me. Se in più per i vostri acquisti Amazon utilizzate il mio link che trovate giù nell'info box, io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a portare avanti il canale e a proporvi sempre di più nuovi contenuti. Grazie mille per l'attenzione. Passiamo al wrap up. Allora, devo dire che prima di fare questo wrap up stavo ripercorrendo le mie letture ed ero abbastanza convinta di aver letto pochissimo. In realtà non è vero, ho letto comunque abbastanza nel mese di marzo e questo mi fa molto piacere. Il primo libro che ho letto è effettivamente un libro che era nella mia TBR ed è forse l'unico che io sono riuscita a leggere. Il primo titolo che ho letto, infatti, è The Big Girl di Maya Roberts. Allora, questo libro era uno di quei titoli che io puntavo perché era assolutamente controverso. Nelle recensioni ho letto, penso, qualsiasi cosa su questo libro. È stato paragonato per alcuni versi al primo volume di Captive Prince di Packard, perché affronta dei temi come lo schiavismo sessuale, il consenso e tematiche molto forti legate invece allo stupro, alla sessualità forzata e alla violenza. E quindi, insomma, lo trovavo anche giusto perché una cosa di cui non ho mai parlato nei Feminist Friday è la questione delle violenze e trovavo interessante approcciarmi a questo libro. Sono passate diverse settimane, quasi un mese in realtà, da quando l'ho finito e nonostante io l'abbia letto praticamente d'un fiato, perché praticamente in un giorno sono riuscita a portarlo a termine, devo dire che non ho ancora capito se mi sia piaciuto o meno. Cioè, gli ho dato 3 stelline perché comunque secondo me affronta temi davvero interessanti. Adesso vi spiego anche. The Big Girl, ci troviamo in questa realtà distopica dove ci sono delle fazioni contrapposte, che sono due, quindi i popolani, quelli che potremmo dire, e il un po' classico sistema distopico, e quelli che stanno conquistando piano piano quelli che erano gli Stati Uniti d'America. E poi ci sono una sorta di polizia neutrale che mantiene l'ordine, cerca di aiutare la popolazione, fa un po' da tramite, si schiera da una parte un po' dall'altra, cerca di mantenere questa sorta di neutralità. I giovani della popolazione, diciamo comune, per riuscire a mantenere la resistenza, vengono arruolati direttamente nelle forze resistenti, potremmo dire, e tutte le ragazze vergini che vengono arruolate, come prima cosa vengono stuprate. Quindi è già veramente pesante sotto questo aspetto quando viene spiegato un po' il sistema autoritario all'interno di questo mondo. In realtà, in generale, la popolazione è molto oppressa e vive in delle condizioni sociali invivibili, non saprei neanche come dirlo, ma soprattutto le ragazze passano costantemente sotto una sorta di lente che le fa vivere nel terrore. Tutta la loro esistenza si basa sulla possibilità, ma neanche solo possibilità, con
che alla prima opportunità chiunque possa approfittarsi di loro ed è totalmente legittimo. E noi seguiamo la storia di Laila, Lila, io l'ho sempre chiamata Laila, che cerca disperatamente di perdere la verginità prima di essere arruolata, perché almeno sarà una sua scelta. Ovviamente non vi dico altro perché, al di là che sarebbe tutto spoiler, secondo me è una lettura che vi consiglio da un lato perché è molto interessante come indaga la questione del consenso, cioè ci sono veramente momenti all'interno del libro che sono al confine tra ciò che è volontario, quindi dove la persona sceglie di dare il consenso, e altri momenti più nebulosi, quindi anche indaga veramente tutto il libro, ruota attorno a che cos'è consenso, quando non lo è, e questo è un aspetto estremamente interessante perché davvero si creano situazioni all'interno del libro molto labili, con i confini non troppo definiti. Devo dire che come distopico, come sistema distopico, questo libro devo dire che ha un world building incredibile, cioè il setting è veramente molto ben costruito, le ambientazioni, il sistema, anche, veramente io mi sono trovata anche a percepire in diversi momenti sensazioni molto simili a quelli di Lila e non l'avrei mai ritenuto possibile. Il finale è una cosa imbarazzante, secondo me ha rovinato tutto il libro. Il resto è molto, galleggia molto su questa sensazione di cosa è giusto, cosa è sbagliato, che cosa sto facendo, cosa non dovrei fare, perché da un lato ti schieri dalla parte di Lila, dall'altro vorresti combattere contro tutto quello che lei si sente spinta a fare per avere il controllo. È molto interessante secondo me, quindi ve lo consiglio e la finisco qua. Io gli ho dato 3 stelline e mezzo, perché comunque per quanto io non abbia capito del tutto se mi è piaciuto o meno, l'ho trovato molto interessante e ha osato tantissimo. Ha indagato un aspetto che secondo me è difficile rappresentare perché questi confini di solito vengono o romanticizzati e quindi portati nel positivismo assoluto o condannati del tutto. Questo invece rende molto più umane queste sensazioni perché fondamentalmente io penso che in certe situazioni sia difficile definirle. Poi ci sono le chiavi di lettura che ti portano a pensare che siano totalmente sbagliati, chiavi di lettura che invece ci sono chiaramente situazioni dove, nonostante la nostra confusione, sono totalmente sbagliati, in altri casi invece è più facile che ci sia molta inconsapevolezza. Quindi, V-Girl, Maya Roberts. Il secondo libro, sono felicissima di farvelo vedere, che ho letto che, chiamiamolo libro, ma fondamentalmente per me è un disco, è Let Them Eat Chaos, ovvero Che Mangino Chaos di Kate Tempest. Io adoro, amo e venero Kate Tempest. Per chi non la conoscesse, possiamo dire che è un'artista, soprattutto in campo musicale, che è famosa per essere una tra 3 milioni di virgolette rapper. Non mi fate dire delle sciocchezze, pur non avendo alcun tipo di caratteristica legata a quella scena lì. Anzi, è un soggetto che probabilmente ricorda più Janis Joplin, invece che una Cardi B, e ha pubblicato un album che si chiama Let Them Eat Chaos, e questa è praticamente la trascrizione delle lyrics dell'album, ovvero dei testi dell'album. Io sono stata molto fortunata perché l'ho richiesto ad Edizione O e me l'hanno mandato. Mi sento iper fortunata perché volevo leggerlo tantissimo. In realtà ho scoperto dopo che, in realtà, avendo ascoltato l'album, questa è la sua trascrizione. Eppure, se volete avere un'esperienza leggermente diversa rispetto al disco, quindi rispetto all'ambito musicale, leggetelo assolutamente. Per me è iper interessante. Potremmo definirlo un poema narrativo. Infatti viene avvicinato alla slam poetry, il modo di cantare e di produrre musica di Kate Tempest, più che proprio all'hip hop classico, perché infatti sembra quasi vomitare una serie infinita di parole, di storie che ruotano attorno a degli argomenti. In questo, praticamente, questo poema narrativo racconta la storia di 7 personaggi che in prima persona, a volte in terza, non è sempre la stessa cosa. Si ritrovano nello stesso punto di Londra alle 4:18 del mattino, nella stessa strada, e ognuno ha un bagaglio di storia diversa da riversare dentro Let Them Eat Chaos. Tutte queste persone si trovano a quest'ora sveglie, o appena sveglie, o in procinto di andare a dormire, o che non riescono assolutamente a dormire,
e ci raccontano perché sono sveglie, che cos'è che le turba. Ho trovato, ma già l'avevo trovato nel disco, che tutte le storie siano veramente molto cupe, molto permeate di un certo tipo di nichilismo che a me fondamentalmente piace molto, è anche molto giovane forse, mi ricorda molto un'epoca adolescenziale. Amo il fatto che Kate abbia precisato che questo è un volume da leggere ad alta voce e lo trovo giustissimo. Nell'edizione italiana si trova sia il testo originale, quindi in lingua inglese, che la versione tradotta in italiano. È brevissimo, lo leggete veramente in pochissimo tempo, capisco che sia anche imbarazzante e difficile a volte leggerlo ad alta voce, ma assume totalmente delle sfumature molto diverse rispetto a leggerlo nella nostra testa. Trovo che sia facile per il lettore immedesimarsi, o anche se non c'è una vera e propria immedesimazione, comunque una comprensione e un'empatia verso soprattutto i sentimenti di questi personaggi, perché è di quello che raccontano, cioè ti dicono che cosa provano, che cosa sono, che cosa li ha portati lì, qual è la loro storia, che cosa non va nelle loro vite ed è meraviglioso. Io stimo tantissimo Kate Tempest e sono felicissima di averlo letto. Mi ha anche accompagnato nelle settimane proprio dove avevo veramente tantissimo da lavorare, non avevo neanche un minuto di concentrazione, eppure me lo sono divorato. Quindi Let Them Eat Chaos di Kate Tempest, io gli ho dato 4 stelline e mezzo su 5 perché effettivamente su disco rende meglio, ok? Però leggetelo assolutamente se vi capita. Spero esca qualcosa di nuovo molto presto, qualsiasi forma Kate decida di fare la sua opera artistica. L'altro libro che ho letto a marzo è stato Faccio Salti Altissimi, di cui vi ho fatto una recensione sul canale e che vi linko giù nell'info box, così potete andarla a cercare. Io gli ho dato 3 stelline su 5, ha degli aspetti molto positivi perché secondo me è un libro molto scorrevole, molto divertente e che vi intrattiene e vi dà una prospettiva davvero molto nuova, inusuale, cerca di sfatare tantissimi pregiudizi sulla disabilità e per questo penso che lo dobbiate leggere in generale, chiunque voi siate. Dall'altro a me non è piaciuto troppo lo stile, non è proprio tanto il mio genere, un po' troppe battute, non so, ho trovato un po' zoppicante quello per me, magari a voi piacerà tantissimo. Dall'altro lato l'ho letto davvero d'un fiato, quindi trovo anche che sia stata una lettura molto condensata e molto giusta da fare. Quindi niente, vi lascio giù nell'info box di nuovo la recensione, così potete andare a darci un'occhiata. Grazie ad Edelweiss che mi ha dato un'anteprima, che in realtà ho scoperto non essere un'anteprima, era solo da recensire per il sito, ho letto Don't Call Me Princess di Peggy Orenstein. Io non conoscevo nulla rispetto a questo, ma era nella sezione femminista, quindi sono andata un po' a indagare. Praticamente Don't Call Me Princess è una raccolta di una serie infinita di articoli di Peggy Orenstein, che è una giornalista che si è sempre occupata di temi femminili e di storie al femminile nella sua carriera, dagli anni 80 in poi. Io non la conoscevo assolutamente come giornalista, ma ho trovato alcune delle storie che sono riportate dentro Don't Call Me Princess assolutamente interessanti. La primissima, ad esempio, è la storia di una scrittrice di origine giapponese che si trasferisce negli Stati Uniti, lavora assiduamente e contro gli stereotipi della società giapponese, soprattutto per quanto riguarda le malattie, perché a un certo punto della sua vita scopre di avere il cancro. In Giappone, scoperto, non ero molto ferrata da questo punto di vista, è difficilissimo parlare di cancro. Addirittura i medici non ti dicono che cos'hai per non turbarti e per non farti abbandonare le speranze. Questo è solo un esempio, poi indaga di politica, indaga di questioni sociali, va dritta su delle figure molto molto interessanti ed eterogenee, eccetera. Devo dire che alcune storie, secondo me, sono brillanti, altre non le ho trovate neanche troppo digeribili. Diciamo che forse perché è una raccolta e quindi passa da un periodo molto primordiale della sua attività di giornalista a una carriera, diciamo, avviata, ho trovato che non fosse molto coerente, cioè ci sono opinioni decisamente contrastanti all'interno dei suoi articoli e ho fatto fatica a digerirne molti. Fondamentalmente sono saggi, articoli, biografie, mini biografie che seguono, proprio indagano la vita di alcune persone rilevanti, ma secondo me molte sono assolutamente interessanti e capisco lo scopo dell'averle volute includere. Altre invece proprio mi hanno lasciata un po' spiazzata.
piazzata, non riconoscevo nemmeno se l'autrice fosse la stessa, proprio per quello che esprimeva attraverso l'articolo. Infatti in queste io veramente a un certo punto mi sono ritrovata proprio così arrabbiata da saltare alcune righe perché mi stava solo facendo arrabbiare. Però, insomma, detto ciò, è comunque un libro che ho trovato molto interessante, una raccolta interessante di saggi e articoli che ho avuto il piacere comunque di leggere. Devo dire che manca un po' di omogeneità, ma è comunque stato interessante e io gli ho dato 3 stelline su 5. Poi finalmente arriviamo all'ultimo libro, grazie al cielo. Allora, vi racconto un piccolo aneddoto prima di raccontarvi del libro. Io mi sono resa conto a un certo punto il mese scorso di non avere mai indagato più di tanto la figura di Malala. E questa epifania mi è un po' balzata agli occhi grazie a Netflix. Ovvero su Netflix hanno messo I Am Malala, il documentario legato alla sua vita. E io mi sono ovviamente innamorata della sua figura. Conoscevo solamente il suo impegno sociale dopo il Nobel per la pace, però forse sono l'unica che non ha mai letto I Am Malala. E devo dire che mi sono un po' mangiata le mani. Mi è dispiaciuto moltissimo. Quindi, dopo aver visto il documentario che è meraviglioso, l'ho trovato estremamente interessante, ho deciso di leggere I Am Malala, che è una sua autobiografia in collaborazione con una scrittrice di cui ora non mi ricordo. Ma invece che leggerlo, l'ho ascoltato in audiobook perché, guarda caso, ho iniziato a leggerlo proprio nelle settimane dove avevo più da fare lavorativamente parlando. Devo dire che pensavo fosse più o meno tutto riassunto nel documentario. In realtà, soprattutto la prima parte che descrive tutta la vita nella sua regione in Pakistan, la storia di suo padre e tutte queste cose sono risultate estremamente affascinanti. Ho da un lato immaginato certi luoghi e da un lato veramente mi si è stretto il cuore nel pensare che probabilmente non ci tornerà mai. In realtà ho letto che questa settimana o la scorsa è riuscito a tornare di nascosto in Pakistan e questo mi ha fatto molto piacere perché la sua è una storia molto importante sia dal punto di vista del femminismo in generale, ma lei si è scoperta femminista, dice infatti a un certo punto. Lei dice che ha sempre avuto paura ad usare questa parola perché fondamentalmente lei credeva nella parità. Ma noi sappiamo che femminismo uguale parità. Ne parliamo tutti i venerdì, quindi brava Malala, che hai capito anche questa cosa. La sua storia è molto di ispirazione, secondo me. È una persona che fin dalla tenera età ha capito l'importanza dell'istruzione, grazie alla sua famiglia sicuramente. Anche questo libro, dal quale io mi ero tenuto un po' lontano, non vi so dire bene perché, non per motivi di non ci credo molto, oppure non mi piacerà, cioè forse mancanza di interesse attorno alla sua figura. Ora che grazie al documentario invece sono proprio buttata sulla sua figura, ho adorato questo libro, è stato interessantissimo e non scontato come potrebbe essere. Io gli ho dato 4 stelline e mezzo perché è veramente meravigliosa come biografia, iper interessante, dipinge anche una regione, secondo me, del mondo che difficilmente noi conosciamo o abbiamo a che fare con, perché insomma è una regione un po' remota. Poi il Pakistan, già poche cose che sappiamo del Pakistan riguardano magari cose negative, ovviamente che sono legate purtroppo anche alla storia di Malala. Però se non l'avete fatto, anche davvero con l'audiobook, ascoltatevi o leggete I Am Malala, Io sono Malala, perché merita davvero moltissimo. La storia di questa ragazza è, oltre che un esempio, è assolutamente brillante, inusuale, è una prospettiva di una ragazza molto giovane con una consapevolezza incredibile. Ve lo consiglio ovviamente tantissimo. Bene, il wrap-up è finito ed è stranamente breve, questa cosa mi fa un po' preoccupare. Vabbè, rimedieremo con quello di aprile, non vi preoccupate. Io spero che il video vi sia piaciuto e che tutti i libri di cui vi ho parlato in qualche modo vi abbiano interessato, ma se anche non è così, insomma, va bene anche lo stesso. Fatemi sapere qual è invece il vostro libro preferito che avete letto a marzo e magari io scoverò qualcosa da mettere nella mia infinita TBR. Io vi ringrazio come sempre per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!